La 16ª edizione del Salone del Libro per Ragazzi, come per le edizioni precedenti, consente di avere a Bra una straordinaria esposizione di volumi, ben 11.000, ma soprattutto consente di poter offrire alle migliaia di studenti delle scuole medie, delle scuole elementari, delle scuole materne la possibilità di frequentare una ventina di laboratori, nonché la possibilità di visitare alcune delle mostre che per l'occasione sono state allestite. Il 16º Salone dell'Editoria per l'Infanzia ha la finalità di contribuire ad avvicinare alla lettura, al libro come oggetto, alla lettura come pratica, le nuove generazioni, le stesse sulle quali la città di Bra lavora, avendo allestito una ricca biblioteca per ragazzi all'interno della biblioteca civica, ricca ormai di 15.000 volumi, e continuando a dare continuità alle politiche di promozione della lettura dei più piccoli attraverso il progetto Nati per Leggere e BiblioBebè. Grande novità del 16º Salone del Libro per Ragazzi di Bra è il premio nazionale intitolato alla memoria di Beppe Manassero, che del Salone fu uno dei padri, che sicuramente fu tra coloro che più vi hanno creduto e più si sono spesi. Questo premio è dedicato alla figura del maestro elementare, perché Beppe era in primo luogo un maestro elementare. Il premio è dedicato a quelle maestre, a quei maestri che quotidianamente si impegnano all'interno dell'ambito scolastico e all'esterno di questo per una crescita che non sia soltanto educativa in senso scolastico, ma civile in senso pieno, dei loro studenti. Da questo punto di vista il premio ha deciso di esordire con la consegna forse alla maestra elementare più nota della provincia di Cuneo, Maria Tarditi, che per 43 anni ha esercitato la professione di maestra elementare in un borgo dell'Alta Langa, Pievetta, frazione di Priola. Qui ha esercitato la professione per 43 anni, qui è stata maestra e non solo di scuola, di intere generazioni di studenti. È a Maria Tarditi che abbiamo deciso di dedicare questo premio.